Per il gruppo per Brescia Civica, nessuno. Per il gruppo di Forza Italia, capogruppo Margaroli. Grazie Presidente. Innanzitutto voglio ricordare alla capogruppo Gritti, ma l'ho già fatto nel corso del mio intervento durante le pregiudiziali, che i cittadini che erano qua oggi non sono né come non lo erano i cittadini che hanno firmato la petizione inerente alla sicurezza nei quartieri di Bragomella e per quanto riguarda la sicurezza in stazione, così come per questa petizione non sono cittadini schierati politicamente, per il semplice fatto che, ripeto ancora una volta, il nostro modo di fare politica è diverso rispetto a quello che avete attuato nei 5 anni precedenti, dove avete portato in aula comitati ambientalisti, strumentalizzando persino questioni gravi come l'inquinamento da PCB, strumentalizzando qualsiasi cosa. Il nostro atteggiamento è diverso. Sono cittadini che hanno semplicemente desiderato venire ad ascoltare un consiglio comunale e ad ascoltare i propri rappresentanti, ma vi assicuro che nessuno di quei cittadini ha una tessera di partito, e se erano qui non erano qui perché avevano una tessera di partito, per cui le strumentalizzazioni qui non ci sono state Clark, che hanno applaudito alcuni interventi, ad altri meno, semplicemente vedete, voi non la capirete mai, non è il nostro modo, è diverso, purtroppo voi avete attuato questo meccanismo per 5 anni, noi non lo faremo perché ragioniamo in maniera diversa, siamo persone libere. Capra nel suo intervento ha salvato capra e cavoli, vero? Da buon democristiano qual è? Bravo, fai bene. Perché? Perché voi decidete di mandare e di inviare in giunta questa petizione che contiene esattamente, penso, spero dall'intervento del sindaco mi pare di aver capito questo, la contrarietà al vostro pensiero. Cioè il sindaco dice: io la recepisco questa petizione, poi non ne farò nulla, però la recepisco. Allora io domando, consigliera Parmigiani, consigliere Benzoni, consigliera Albini, consigliera Gritti, ma voi siete d'accordo? No, perché il sindaco di fatto ha espresso questa posizione. Voi mandatemi la petizione, tanto poi l'archiviamo, ci pensiamo noi. E questa è una scelta che è chiaramente una scelta di opportunità politica, perché è opportunità politica che vi fa apparire uniti, mentre invece in realtà negli intenti siete assolutamente divisi. Perché se io dovessi chiedere al consigliere Capra o direttamente al sindaco, a molti assessori, che cosa ne pensano dei contenuti della petizione, mi risponderebbero esattamente il contrario rispetto a quello che pensa la consigliera Parmigiani, l'assessore Fenaroli o altri rappresentanti che sono della maggioranza. E allora io mi chiedo, ma che corso darete a questa petizione in giunta? Che corso darete? Ma a voi non interessa, perché l'importante è apparire uniti anche se in realtà siete divisi. Ma questa è una scelta di opportunità politica che prima o poi verrà fuori, perché la gente lo capisce, l'ha già capito come è avvenuto per la raccolta sui rifiuti, come è avvenuto in tante altre occasioni. Perché probabilmente il vostro modo di governare la città non è un modo di governare che guarda alla città, è un modo di governare che guarda al fatto che dovete apparire uniti agli occhi della città. Questa è la verità. E allora è chiaro che anche inviare e trasmettere questa petizione in giunta sminuisce il ruolo politico del Consiglio. Perché mi pare di capire che la maggioranza quasi assoluta dei consiglieri che siedono in quest'Aula è contraria ai principi espressi dalla petizione, è contraria, è inevitabile, è così.
però ci dividiamo. Perché? Perché noi pensiamo che sia giusto archiviare questa posizione espressa nella petizione. Voi decidete che è giusto che decida la Giunta e sminuite ancora una volta il ruolo politico di quest'Aula, e lo sapete benissimo. E quindi vi dichiarate, magari durante la campagna elettorale piuttosto che in altre occasioni pubbliche, a favore di certi valori, poi però in sostanza e concretamente non li attuate o fate finta di attuarli, perché la verità è anche questa. Purtroppo noi a questo modo di governare non ci stiamo a queste condizioni. Vede, se il sindaco si attiene alle normative nazionali, come ha detto di voler fare e come risulta anche dalla relazione del segretario generale, è chiaro che attenersi alle normative nazionali voleva dire anche approvare le pregiudiziali che abbiamo presentato. È assolutamente in linea con quello che abbiamo sostenuto noi fin dall'inizio. E allora noi dicevamo: ma scusatemi, ma che cosa approviamo? Una petizione che contiene degli indirizzi che non sono normati dalle direttive nazionali, allora non possiamo approvarlo. E allora quello che dice il sindaco è vero, ma allora io chiedo al sindaco per quale ragione la maggioranza non ha approvato le nostre pregiudiziali. E soprattutto non c'è bisogno del passaggio in giunta, non c'è bisogno. Perché? Perché evidentemente non è competenza della giunta, e l'ha ricordato bene anche lui. E allora che bisogno c'è di passare in giunta se non è competenza della giunta? È la domanda che nasce spontanea. E allora la relazione votata in commissione, che dice esattamente perché è stata votata all'unanimità in commissione statuto? Perché è evidente che dice delle cose giustissime in maniera asettica. Però io, Presidente, scusi, non riesco a intervenire in questo clima. Ha ragione, chiedo scusa. Grazie. No, la relazione è una relazione asettica e giusta, e noi l'abbiamo votata in commissione statuto come l'avete votata voi, però è esattamente il contrario di quello che dice la petizione. Cioè a ogni punto si trova una formula per smontare di fatto quello che è la richiesta della petizione, però voi la petizione la mandate in giunta. È una cosa inspiegabile, secondo me. Peraltro, e questi appunti me li ha passati il consigliere Onofri, quindi parlo per voce sua, che non ha avuto il tempo di concludere, ma condivido appieno queste considerazioni. No, le condivido appieno perché no, il bacio se lo sono già dati, lo scorso consiglio, non c'è bisogno di replicare. Però qui si fa un po' di confusione tra la famiglia e gli affetti, l'amore, sono due cose assolutamente differenti. Se dovessimo garantire gli stessi servizi che ha una famiglia, è chiaro che si spenderebbero un sacco di risorse, perché allora a questo punto potrebbero richiamarsi e iscriversi al registro delle coppie di fatto due studenti che convivono. Sì, potrebbero benissimo farlo. Il prete la perpetua? Potrebbero farlo? Sì, potrebbero farlo. Due sorelle? Due fratelli? Sì, potrebbero farlo. Ma allora, è corretto o non è corretto mettere sullo stesso piano l'affetto alla famiglia? Secondo me non è corretto. Stiamo ragionando di due cose assolutamente differenti. Non c'entra l'amore. L'amore è un'altra cosa. Non c'entra l'amore, nel senso che non possiamo basare questo tipo di scelte. L'amore è un'altra cosa. Due persone possono amarsi senza sposarsi e senza iscriversi a un registro. Però io non riesco, cioè non so.
ma non possono andare fuori a parlare. Cioè, io non lo so. So. Basta. Prego.